La Bella e la Bestia. C'era una volta un mercante che era ricco sfondato. Le sue figlie erano bellissime. La minore soprattutto era una maraviglia. Da piccola la chiamavano la Bella Bambina e di qui le rimase il soprannome di Bella, che fu poi cagione di gran gelosia per le sue sorelle. Le due maggiori, perché erano ricche, avevano molto fumo. Si davano l'aria di grandi signore e non gradivano la compagnia delle figlie degli altri negozianti, se la dicevano soltanto col nobilume. Quando ecco che tutto a un tratto il mercante fece un gran fallimento e non gli rimase altro che una piccola casa assai lontana dalla città, dove mettendosi tutti a fare i contadini avrebbero potuto campare e tirarsi avanti. Era corso un anno quando il mercante ebbe una lettera nella quale gli si diceva che un bastimento carico di mercanzie di sua proprietà era arrivato felicemente. Ci scattò poco che questa notizia non facesse dar la balta al cervello alle due ragazze maggiori. Quando videro il padre sul punto di partire, lo pregarono che portasse loro vestitini, mantelline, cappellini e altri gingilli di moda. E tu, bella, non vuoi che ti compri nulla? Poiché siete tanto buono da pensare a me, fatemi il piacere di portarmi una rosa che in questi posti non ci fanno. Il buon uomo partì, ma appena giunto ebbe a sostenere un processo a causa delle sue mercanzie e dopo mille seccature se ne tornò indietro più povero di prima. Dovendo attraversare un gran bosco si smarrì, la neve fioccava da far paura, soffiava un vento strapazzone che lo gettò per due volte giù da cavallo. Venuta la notte egli cominciò a credere di dover morire di fame e di freddo, quando a un tratto, nel voltar l'occhio verso il fondo di una lunga sfilata d'alberi, vide una gran fiamma che pareva lontana, lontana. Quella luce usciva da un gran palazzo che era tutto illuminato, ma rimase grandemente stupito di non trovarci anima viva. Essendo bagnato fino al midollo dell'ossa, si avvicinò al fuoco per asciugarsi. Non potendo più stare alle mosse dalla gran fame, prese un pollastro che era lì imbandito e, tremando dalla paura, lo mangiò in due bocconi, beve qualche sorso di vino, trovò una camera dove c'era un buon letto, poiché si sentiva stanco morto, prese il partito di chiuder l'uscio e di coricarsi. La mattina dopo il buon uomo uscì per andare dal suo cavallo e, passando sotto un pergolato di rose, si ricordò che la bella gliene aveva chiesta una e staccò un tralcio. E in quel punto stesso vide venirsi incontro una bestia così spaventosa che ci corse poco, non cascasse svenuto.
Voi siete molto ingrato. Vi ho salvata la vita cogliendovi nel mio castello. E in ricambio voi mi rubate le mie rose, che è per l'appunto la cosa che io amo soprattutto in questo mondo. Monsignore, perdonatemi, non credevo davvero di offendervi a cogliere una rosa per una delle mie figlie che me l'aveva domandata. Non mi chiamo Monsignore, ma bestia. I complimenti non fanno per me. Avete detto che avete delle figliuole. Bene, potrò perdonarvi a patto che una di codeste figliuole venga qui a morire volontariamente nel posto vostro. Il cavallo prese da sé uno dei viottoli della foresta e in poche ore il buon uomo arrivò alla sua casetta. Egli aveva in mano il tralcio di rose. Bella, pigliate queste rose, ma costeranno molto care al vostro povero padre. E costì raccontò alla famiglia il brutto caso che gli era capitato. A quella storia le due sorelle maggiori si messero a berciare, dissero mille cosacce a Bella, la quale non piangeva né punto né poco. Padre mio, sebbene giovane, io non sono molto attaccata alla vita. Preferisco essere divorata da quel mostro che morire dalla pena che mi farebbe la vostra perdita. La Bella prese la via del palazzo, dove trovò una gran tavola magnificamente apparecchiata. Quando ebbe cenato, udì un gran fracasso. La Bella, alla vista di quell'orribile figura, sentì fare un cavallone al sangue, ma si ingegnò di non darlo a di vedere, e quando il mostro le domandò se era venuta da lui volentieri, rispose con voce tremante: sì. Davvero siete molto buona e io vi sono riconoscentissimo. Bella, ditemi una cosa: non è vero che io vi sembro molto brutto? È vero, sì, perché io non sono avvezza a dire una cosa per l'altra. Peraltro vi credo buonissimo di cuore. Avete ragione, ma oltre all'essere brutto io non ho punto spirito. So benissimo di essere una bestia. Non è mai una bestia colui che crede di non avere spirito. Gli imbecilli non arriveranno mai a capire questa cosa. Ma io mi struggo tanto di rivedere il padre mio che morirei di crepacuore se voi mi rifiutaste questo piacere. Va bene, io vi manderò da vostro padre. So già che voi resterete con lui e la vostra bestia morirà di dolore. No, no, io non voglio essere cagione della vostra morte. Vi prometto di ritornare fra 8 giorni. Quando si svegliò la mattina dopo, la Bella si trovò in casa di suo padre. Le sorelle, quando la videro vestita come una regina e bella come un occhio di sole, se non creparono dalla rabbia, fu un miracolo. Facciamo di tutto per trattenerla qui per più di 8 giorni. La sua stupida bestia anderà su tutte le furie per la parola non mantenuta e la divorerà per castigarla. Sì, 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 sì. Ah, le due sorelle si strapparono i capelli, diedero segni di disperazione per la partenza di lei, che alla fine la Bella finì col promettere di trattenersi altri 8 giorni. La decima notte la Bella sognò di trovarsi nel palazzo e di vedere la bestia vicina a morire che le rinfacciava la sua ingratitudine. La Bella allora al mattino seguente corse al palazzo e in giardino vicino al fiume trovò la povera bestia distesa per terra priva di sensi, talché la credette morta. Senza provare ribrezzo di quella brutta figura si gettò tutta sopra lei e, avendo sentito che il cuore batteva sempre, prese dal fiume un po' d'acqua e le bagnò la testa. Oh, voi avete dimenticata la vostra promessa e il gran dolore di avervi perduta mi ha fatto decidere a lasciarmi morir di fame. No, mia cara bestia, voi non morirete. Voi vivrete per diventare mio sposo. Da questo momento vi do la mia mano e giuro che non sarò d'altri che di voi. Oimè, io credeva di non avere per voi che dell'amicizia, ma il dolore che sento mi fa credere che non potrei più vivere senza vedervi. Thank you.
Appena la bella ebbe pronunziato queste parole, ecco tutto il castello appare risplendente di lumi. Essa vide ai suoi piedi un principe bello come un amore, il quale la ringraziava per aver rotto il suo incantesimo. «Offrendovi la mia corona, non posso sdebitarmi dal gran bene che mi avete fatto. Quanto a voi, mie care signore», disse la fata dell'incantesimo alle due sorelle della bella, «conosco il vostro cuore e tutta la cattiveria che c'è dentro. Diventerete due statue, ma non di meno serberete il lume della ragione sotto la vostra forma di pietra. Starete alla porta del palazzo di vostra sorella e non vi impongo altra pena che quella di essere testimoni della sua felicità».